Dodicesima giornata nel girone B del campionato di Serie C, il Padova è reduce dalla striscia record di 7 vittorie nelle ultime 8 partite e per il primo turno del 2020 ospita in via Vermigli il Brixenobi per quello che è uno scontro diretto al vertice della classifica di Serie C che potrebbe permettere al Padova di continuare a sognare e le biancoscudate approcciano molto bene questo match. Dopo 8 minuti c'è questo calcio di punizione di Chiara Sarain, ma Valentina Dal Pozzolo ha un po' troppa fretta invece di stoppare il pallone, calcia di prima, la sfera termina alta, poi ancora Sarain, questa volta prova ad andare di testa, non ci arriva per un soffio all'impatto con il pallone. Brixenobi un po' annichilito all'inizio del primo tempo, si fa vedere attorno alla mezz'ora con questo tiro di Stockner che sorvola la traversa, poi è bella invece questa azione di contropiede delle altoatesine, brava Crespana a deviare in angolo su questa conclusione di Stockner. L'ultima azione del primo tempo però è ancora di marca biancoscudata, Marta Ferrari ci prova con il destro, para in due tempi il portiere, si arriva al secondo tempo e il Brixenobi, che già aveva dimostrato di essere pericoloso in contropiede, diventa letale perché dopo 12 minuti c'è questo gol veramente bellissimo di Kiem che parte da centrocampo, si fa quasi indisturbata, 20 metri di corsa, un dribbling, poi al limite dell'area il sinistro all'angolino, nulla da fare per il portiere e il Padova, che forse meritava il vantaggio, si trova invece in svantaggio ed è anche sfortunata perché dopo pochi minuti potrebbe pareggiare con Arianna Catuzzo, ma il suo colpo di testa sbatte sulla traversa e la traversa invece è fortunata per il Brixenobi perché proprio su questo calcio di punizione di Barbacovi la più lesta a respingere il pallone e a metterlo dentro è Kerschdorfer e quindi arriva il 2-0 per la formazione di Bressanone che al 20° minuto in pratica liquida l'incontro, anche se il Padova non demorde, prova in tutti i modi a riaprire la partita, prima con Costantini, questo suo diagonale termina fuori di un soffio, poi in un'azione abbastanza simile, questa volta è Costantini a rifinire per Carli, ancora un diagonale, ancora fuori di pochissimo, veramente la palla non vuole entrare, lo si vede anche negli ultimi minuti quando il colpo di testa di Dal Pozzolo termina alto e così il Padova deve arrendersi, subisce una sconfitta per certi versi immeritata per 2-0 contro il Brixenobi, ma la marcia delle ragazze di Stasio prosegue la settimana prossima nell'ultima trasferta del girone d'andata in casa del San Paolo.